È una malattia del cuore, non del portafogli, sono le parole di Papa Francesco che invita a riflettere sull'attaccamento al denaro. Preoccupazione per il diffondersi di una cultura del conflitto. I vescovi italiani nel comunicato del Consiglio Permanente della CEI che si è concluso a Roma. La visita dell'arcivescovo Monsignor Michele Seccia ad Arnesano ha fatto vivere la comunità un'occasione per riscoprire la gioia di essere cristiani. È stato inaugurato nell'ospedale Bonomo di Andria un posto di polizia per garantire sicurezza a personale sanitario ed agenti. In occasione del giorno della memoria conferite in prefettura a Barletta le medaglie d'onore alla memoria di deportati e internati nei lager nazisti. Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del telegiornale di Teledeon. È un vizio trasversale che non ha nulla a che vedere col conto in banca, è una malattia del cuore, non del portafogli. Sono le parole di Papa Francesco che invita a riflettere sull'attaccamento al denaro. Sentiamo. L'avarizia è così, un vizio trasversale, una follia, una malattia che colpisce il cuore e non il conto corrente. Il Papa prosegue il ciclo di catechesi all'udienza generale su vizi e virtù e dopo lussuria e gola si concentra sul peccato dell'avarizia, forma di attaccamento al denaro che impedisce all'uomo la generosità. Questa sorta di rivendicazione colpisce molti, se non tutti, anche oggi. In essa, dice Bergoglio, si annida un rapporto malato con la realtà, che può sfociare in forme di accaparramento compulsivo e di accumulo patologico. Il rimedio, spiega Francesco, per guarire da questa malattia, lo avevano elaborato sempre i monaci. Un metodo drastico eppure efficacissimo, la meditazione della morte. Per quanto una persona accumuli bene in questo mondo, continua il pontefice, di una cosa siamo assolutamente certi, che nella bara essi non c'entreranno. Ecco, svelata l'inesattezza di questo vizio. Il legame di possesso che costruiamo con le cose è solo apparente, perché non siamo noi padroni del mondo. Questa terra che amiamo in verità non è nostra e noi ci muoviamo su di essa come forestieri e pellegrini. Sono in fondo semplici considerazioni che però ci fanno intuire la follia dell'avarizia, ma anche la sua ragione più recondita, sottolinea il pontefice. Essa è un tentativo di esorcizzare la paura della morte. Cerca sicurezze che in realtà si sbriciolano nel momento stesso in cui le impugniamo. Preoccupazione per il diffondersi di una cultura del conflitto che ha nel linguaggio violento e nella corsa al riarmo due elementi fondamentali. È quanto esprimono i vescovi italiani nel comunicato finale del Consiglio Permanente della CEI che si è concluso a Roma. I dettagli nel servizio. La riflessione sulla capacità della Chiesa di incidere nella società, aprendo orizzonti di speranza ed educando alla pace, ha fatto da filo conduttore alla sessione invernale del Consiglio Episcopale Permanente della CEI che si è svolta a Roma, sotto la guida del presidente, il cardinale Matteo Zuppi. Sostenuti dalle parole dell'arcivescovo di Bologna e dalle continue sollecitazioni di Papa Francesco, i vescovi italiani hanno ribadito l'urgenza che l'anelito di pace si declini in preghiera, amicizia, volontà di educare alla riconciliazione, perché mai come in questo tempo servono artigiani di pace, e questo a tutti i livelli, internazionale, nazionale, comunitario, ecclesiale, familiare, individuale. L'impegno per la pace diventa dunque un'urgenza, ma anche una responsabilità in prima istanza per la Chiesa. I pastori hanno concordato sulla necessità di offrire parole di speranza rispetto alle grandi questioni che interrogano l'umanità e di indicare modalità concrete per la costruzione del bene comune, il tutto nella consapevolezza di essere nel mondo non per conquistare spazi, ma una presenza significativa che fa della debolezza la sua forza. Essere deboli, è stato precisato, non vuol dire essere irrilevanti, ma porsi con mitezza in
in modo antitetico rispetto alla cultura dominante della potenza e della sopraffazione. E a proposito di questo, nel dibattito i vescovi hanno espresso preoccupazione per il diffondersi di una cultura del conflitto che ha nel linguaggio violento e nella corsa al riarmo due elementi fondamentali. E invece, hanno ribadito, quanto mai necessario educare alla pace, proponendo percorsi formativi e alternative valide, specialmente alle nuove generazioni, spesso destinatarie di un'attenzione marginale. Si è conclusa la visita pastorale dell'arcivescovo Monsignor Michele Seccia. La comunità di Arnesano ha vissuto un'occasione per riscoprire la bellezza della fede e la gioia di essere cristiani. Vediamo. Riprendono le visite pastorali di Monsignor Michele Seccia nell'arcidiocesi di Lecce dopo la pausa natalizia. Si riparte dalla comunità di Arnesano che ha accolto con grande entusiasmo l'arcivescovo, desiderosa di vivere un sincero momento di fratellanza. Fare il pastore vuol dire avvertire che gli altri sono tutti fratelli, a cominciare dai miei sacerdoti, dai diaconi permanenti, a tutti gli accoliti, e quindi ringraziamo Dio. Tante esperienze da condividere, tante celebrazioni, ecco, l'incontro con i bambini, l'incontro con gli adulti, non mi voglio dilungare, per esprimere tutta la mia gioia e la mia gratitudine al Signore in ogni visita pastorale. Don Francesco Pesimena, parroco della Chiesa Santa Maria Santissima Assunta, ha accompagnato il pastore nel corso della sua visita mostrandogli i punti di forza e fragilità di Arnesano, i pensieri e le emozioni della sua comunità. Tutta la comunità parrocchiale ha gioito della presenza del vescovo, ci prospetta a guardare avanti, certamente con più speranza, ma anche guardando a quello che noi siamo in realtà. Noi siamo una bella famiglia, una famiglia che gioisce nel Signore. Questo ci porta a vivere veramente con grande entusiasmo la nostra esperienza di fede, e da questo vogliamo partire per completarci sempre di più nella Chiesa diocesana che fa parte anche della nostra famiglia. Si è svolto a Bari l'ultimo incontro in occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani sul tema La sfida ecumenica per una teologia dal Mediterraneo. Scopriamo i dettagli nel servizio. Si è conclusa anche a Bari con un incontro, tavola rotonda, sul tema La sfida ecumenica per una teologia dal Mediterraneo, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2024, che è stata celebrata in tutto il mondo dall'8 al 25 gennaio scorso. La settimana è stata scandita dal tema scelto per questa edizione, il versetto tratto dal Vangelo di Luca: amerai il Signore Dio tuo e il prossimo tuo come te stesso. L'appuntamento ecumenico internazionale, promosso congiuntamente dal Consiglio Ecumenico delle Chiese e dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, ha visto nel capoluogo pugliese la partecipazione del sacerdote Jean-Paul Liegi, Don Antonio Lattanzio e Padre Emanuel Albano. Questa tavola rotonda si focalizza, ecco, scende un po' nel concreto della realtà barese, pugliese, ma in modo particolare barese, soprattutto dopo i due grandi eventi che ci sono stati nel 2018 e nel 2020, che hanno portato Papa Francesco, entrambe le volte presente qui a Bari, a definire Bari capitale dell'unità della Chiesa. Ecco, questa responsabilità che Papa Francesco ha innanzitutto ravvisato in Bari e poi ha ricordato alla città e a tutta la Chiesa che vive in Bari, è una responsabilità che noi viviamo e che vorremmo riportare e ravvivare di anno in anno. All'iniziativa barese sono intervenuti anche la Corale Ecumenica Anna Sinigaglia e il Gruppo Ecumenico Interconfessionale di Bari. Abbiamo qui a Bari una fervente comunità che appunto si interessa di ecumenismo e fa preghiere intorno, ecco, come un cenacolo, intorno alla parola del Signore. Si cerca di dare senso alle realtà che sono intorno, ecco, al Mediterraneo, soprattutto nel Medio Oriente, dove ci sono praticamente delle situazioni molto gravi e dove i cristiani rischiano praticamente di essere cacciati, prospropriati e quindi messi fuori dalle loro terre, ma soprattutto dalle loro radici in cui nasce veramente la prima comunità cristiana nel Medio Oriente. Mi vorrei collegare con un po' con anni fa, con la visita di Papa Francesco,
che ha fatto e che ha detto che il futuro dell'Europa sta nel Mediterraneo. Furono le testuali parole, che poi lui è andato insieme al patriarca ecumenico di Costantinopoli nelle isole di Lesbos per vedere tutta la situazione di questi flussi migratori e di questa gente che deve essere accolta, e deve sentire il calore. Un posto di polizia nell'ospedale Bonomo di Andria per garantire sicurezza a personale sanitario e degenti è stato inaugurato questa mattina. La presenza degli agenti della Polizia di Stato è garantita H24. Ascoltiamo. Due agenti che garantiranno sicurezza a operatori sanitari e degenti dell'ospedale Bonomo di Andria. Due poliziotti che saranno punto di riferimento per gli utenti della struttura ospedaliera grazie al posto di polizia inaugurato accanto al pronto soccorso e il primo della provincia di Barletta-Andria-Trani. Era un'iniziativa che avevamo in mente da molto tempo, un'iniziativa che è stata fortemente voluta dal Ministro dell'Interno e dal Capo della Polizia. Anche alla luce dei fatti che si sono verificati in altre parti d'Italia, qua devo dire fortunatamente non si sono registrati episodi particolarmente eclatanti, ma ciononostante abbiamo voluto dare un segnale di presenza, la presenza della Polizia di Stato, che contribuirà a garantire maggiore sicurezza in ambito ospedaliero. L'ufficio si compone di due stanze, una delle quali prevede postazioni utili ai poliziotti, che saranno per il momento a presidiare l'ufficio dalle 8 del mattino alle 2 del pomeriggio. Da un'indagine che abbiamo condotto come Sergil Puglia emerge che quasi un operatore sanitario su due oggi è vittima di violenza, chiaramente per lo più violenze verbali e psicologiche. Questo è un dato preoccupante, bisogna operare su più fronti a mio avviso. Intanto anche sulla sensibilizzazione su quello che è il ruolo importante degli operatori sanitari, perché gli operatori sanitari operano per la cura della salute dei cittadini e quindi la violenza contro gli operatori sanitari significa andare a minare la salute di tutti. Gli agenti affiancheranno la vigilanza privata prevista già dalla ASL, non escluso però che l'iniziativa possa essere replicata in altre strutture ospedaliere del Nord Barese. E abbiamo fatto veramente, come dire, di tutto. Perché anche questa provincia, nonostante la carenza delle presenze delle forze dell'ordine, potesse garantire presidi di sicurezza. Poi ad Andria, diciamo, abbiamo individuato Andria come il punto, come dire, più caldo e quindi dove insediare questo posto appunto di polizia. Possiamo, come dire, svolgere in maniera, e spero si noti, più tranquilla ma anche più incisiva, diciamo, la nostra attività sul territorio. Quasi un medico su due ha subito aggressioni anche soltanto verbali durante il suo lavoro. È quanto emerge da uno studio presentato a Bisceglie nel corso di un appuntamento per discutere di prevenzione e protezione dagli atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari. Ascoltiamo. Il mondo del diritto ha provato a trovare delle soluzioni a questo problema. Già da quasi 17 anni ci sono delle indicazioni date dal Ministero affinché le strutture sanitarie possano prevedere il rischio che si commettano degli atti di violenza contro gli operatori sanitari. E gli episodi ovviamente che si verificano, ma si verificano in tutto il territorio d'Italia, sono ovviamente non frequentissimi. E rientrano però in un contesto in cui le aggressioni nei confronti anche persino degli operatori di polizia giudiziaria sono abbastanza frequenti. Si tratta appunto di affrontarli non soltanto da parte delle forze dell'ordine, anche da parte delle strutture sanitarie. La pandemia ha acuito questa situazione? Assolutamente sì, tant'è che quella legge a cui facevo riferimento, che era già in gestazione da un po' di tempo, ha subito un'accelerazione proprio nel periodo della pandemia. È una vera e propria emergenza? Sì, ce lo dice la cronaca, ce lo dicono i numeri anche della ricerca, della survey che abbiamo fatto in questa regione, come Sigisl Puglia, la regione Puglia, la nostra azienda sanitaria in particolare, hanno fatto un approfondimento su tutti i dipendenti della nostra regione. È uno studio che quindi coinvolge oltre 40.000 lavoratori e lavoratrici. Oltre il 40% dei dipendenti subisce aggressioni almeno verbali e una quota rilevante, attorno all'8%, ha subito aggressioni di natura fisica. E questo non è uno studio localizzato, ma è uno studio
policentrico perché riguarda tutti gli ospedali della Puglia, tutte 10 aziende, tutti i distretti di questa regione. Questo dato conferma quanto già si pensava in letteratura, cioè che alla fine l'operatore che denuncia lo fa quando è proprio indispensabile farlo, molto spesso non lo fa perché ha paura poi comunque di trovarsi impelagato in anni e in anni di cause giudiziarie. Per questo abbiamo chiesto anche oggi l'intervento delle autorità del settore. Ma noi non siamo qui soltanto per fare uscire la notizia, perché lo sapevamo, ce lo aspettavamo. In realtà è per capire anche le motivazioni e le ragioni. È solo una parte legata all'aggressività esterna, c'è un problema anche all'interno del sistema sanitario nazionale e noi siamo certi, lo vedremo dai dati, che la formazione e la capacità di meglio accogliere i nostri utenti, basti pensare al progetto Hospitality, creare luoghi di attesa adeguati, intervenire su una mediazione, spiegare a tutti i cittadini quando vengono al pronto soccorso ad esempio che sta succedendo, spiegare che oggi al pronto soccorso si può rimanere anche un giorno perché non è più come una volta, no? Invece i nostri cittadini, soprattutto dalle nostre parti al sud, sono abituati a venire con tutte le famiglie, per cui noi dobbiamo sapere che quando organizziamo i servizi sanitari dobbiamo avere forme di accoglienza. Sono state conferite questa mattina in prefettura Barletta le medaglie d'onore alla memoria di deportati e internati nei lager nazisti. Il conferimento si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse per la celebrazione del Giorno della Memoria. Sentiamo. Tra le mani la foto del nonno, stretta a sé con orgoglio. Si chiamava Vito come lui e aveva solo 30 anni quando è morto prigioniero in Germania dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943. Vito Balzano, originario di Canosa di Puglia, è solo uno dei 14 italiani morti nei campi di concentramento nazisti e al cui sacrificio è stata conferita una medaglia consegnata in prefettura Barletta in occasione della Giornata della Memoria. Lui, suo nipote, sa del nonno solo delle parole che padre e nonna gli hanno regalato. È una foto da coccolare. Ha lasciato molto dolore e un vuoto che adesso a distanza di 70 anni quasi andiamo a colmare. Questa medaglia che è un riconoscimento al suo valore e al suo fatto di essere stato un eroe. Dove è morto lui? Lui è morto a Rostock in Germania, è stato catturato dopo l'armistizio. Gli è stato chiesto di scegliere tra la Repubblica di Salò e gli alleati e lui ha scelto di dire no e per questa scelta di dire no alla Repubblica di Salò è stato deportato con tutti i suoi commilitoni in Germania e in un campo di concentramento dove lavorava per costruire bombardieri. Il dolore per un papà mai conosciuto, morto dopo essere stato catturato in Albania dai tedeschi e deportato a Dresda. Ha vissuto 2 anni in un campo di concentramento, sopravvissuto agli stenti e diventato esempio per i suoi figli. Lui ci ha lasciato questo ricordo non solo umano di essere una persona solare, ben voluta, e poi ci onora il fatto che ha combattuto per la patria. E ha sofferto tanto. I riconoscimenti alleviano le sofferenze per vite spezzate, rimaste a volte sconosciute, ma che restano indelebili. Porti il suo nome e che emozione è? Oggi è importante, cioè, tutti i giorni, però oggi è come se questa medaglia venisse messa sul suo di petto. Io mi limiterò soltanto a raccoglierla e portargliela, però in quanto Vito Balzano sono onorato. E adesso, come ogni venerdì, la nostra rubrica 120 secondi di salute. Oggi parliamo di prevenzione del carcinoma dell'utero. Oggi parliamo di prevenzione del tumore del collo dell'utero in compagnia della dottoressa Rosa Saggese. Oggi sappiamo che l'unica causa di quasi il 100% dei tumori del collo dell'utero è dovuta ad un virus, si chiama papillomavirus, è un virus che viene contratto attraverso i rapporti sessuali ed è molto diffuso. Pur essendo molto diffusa questa infezione è potenzialmente oncogena, cioè potrebbe dare come esito finale il tumore del collo dell'utero, in effetti bisogna fare qualche precisazione perché le cose non sono così tragiche, in quanto una volta contratta l'infezione spontaneamente, perché non esiste una terapia specifica, ma spontaneamente attraverso il proprio sistema immunitario, l'organismo si libera del virus nel giro di un intervallo di tempo che è stato stimato intorno ai 18-24 mesi.
Lo scopo dell'individuazione delle donne infette con questa infezione è quello di individuare i soggetti che non si liberano del virus presto, ma questo, persistendo nelle vie genitali femminili, può creare delle lesioni che, se non venissero individuate, non venissero seguite, non venissero asportate, potrebbero evolvere e poi dare il cancro. Ma nel momento in cui ci si sottopone ai programmi di screening che sono in atto nelle ASL e nei consultori, con un pap test ogni 3 anni fino a 30 anni e un test per il papilloma dopo i 30 anni fino a 65, questo pericolo è scongiurato, perché le donne infette vengono inserite in un percorso di sorveglianza nel quale, se ci si libera del virus e il test viene negativo, il problema non sussiste più. Coloro invece che hanno una persistenza del virus nelle vie genitali femminili sono seguite attraverso una colposcopia che, se dovesse mettere in evidenza delle lesioni importanti, la donna viene sottoposta a una escissione di queste lesioni, in modo tale che non possano avere la possibilità di evolvere e quindi di arrivare al cancro dell'utero. Quali sono le misure che noi possiamo prendere? Intanto l'adesione ai programmi di screening, ma c'è una cosa importantissima che si può fare e si deve fare, e cioè la vaccinazione contro questo papillomavirus. È in atto già un'offerta nelle età scolari alle bambine e ai bambini, ai ragazzini, proprio per la somministrazione di questo vaccino, ma è un vaccino che si può fare a tutte le età, entro almeno 50 anni di età, 45-50 anni, chiunque può fare questo vaccino per la prevenzione, uomini e donne, rivolgendosi ai centri vaccinali della propria ASL. È una delle armi fondamentali che abbiamo per impedire la diffusione, quindi comunque la progressione in cancro di questa malattia, fino a debellarla, così come è nei progetti, negli obiettivi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un ringraziamento alla collega, ci vediamo alla prossima puntata. E si chiude qui anche questa seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio in compagnia dei programmi della nostra rete. Buona serata.